Oggi cenetta in solitaria e come vi dicevo su Instagram ho deciso di cambiare pocheria. Quando sono sola mi piace sperimentare, quindi questa volta ho optato per I Love Poker. Curiosissima, ho speso 18 euro praticamente con Glovo e adesso tiriamo fuori tutto quanto. Prima cosa che mi colpisce è l'acqua. No, vabbè, ma la carineria innanzitutto è super fresca. Non ho mai bevuto l'acqua nella confezione di cartone e c'è scritto appunto meno plastica, più vita. E wow, sono curiosa di sentirla, io sono un'esperta di acque. Tap plant-based, fatto con la plastica di piante, insomma, non so, con riciclate. I love poke, molto molto carino questo pack, mi fa impazzire. Poi abbiamo, allora, ok, le posate. Forchettina di legno. E immancabile salsa di soia. E ovviamente per concludere la protagonista del mio ordine, questa fantastica poke. Oddio, che profumo, raga! Cioè, ho l'acquolina in bocca. Attenzione perché qui potrebbe sorpassare il mio pocai di fiducia. L'unica cosa che mi dispiace è che nemmeno qui c'è la Philadelphia o il Philadelphia, quindi adesso lo vado a prendere e lo mettiamo sopra. Allora, ci ho messo cavolo rosso o cipolla rossa, non ricordo. Topping di cipolla croccante, salmone, tonno crudi, mais e non mi ricordo, ovviamente alghe wakame e avocado. Penso che non ci sia altro. Mamma mia, raga, fa un profumo l'acquolina in bocca. Adesso vado a metterci il Philadelphia a caso. Ok, ne ho messo un bel po', basta direi. Per finire, apriamo la salsa di soia. Ok. E ora, buon appetito a me. Buonissima, mamma mia. Spettacolo. Fresca, buonissima.